Trapani ieri mattina si è svegliata sommersa dalla spazzatura, accumuli di rifiuti in ogni angolo della città, dal centro storico alla periferia. Una vera e propria emergenza, causata anche dalla circostanza che per 3 giorni la discarica di Borrania è stata chiusa per esigenze tecniche, per non parlare poi delle pecche di una raccolta differenziata che finora è stata un flop. I sacchetti depositati sulle strade non sono passati inosservati ai turisti che passeggiavano per le vie della zona antica del capoluogo. Un pessimo biglietto da visita, insomma. Trapani affogava nella spazzatura ed un paradosso ha fatto infiperire gli abitanti. Gli operatori della Trapani Servizi, infatti, giravano a bordo dei loro mezzi, ma non potevano rimuovere i sacchetti dell'immondizia. Possiamo solo fare, ha sottolineato uno di loro, servizio di spazzamento. Contro di loro la rabbia dei cittadini ormai esasperati. Enrico Rizzi, presidente del Nucleo Nazionale Tutela Animali, ha invitato il commissario straordinario Messineo a dimettersi e a godersi la pensione. I cumuli di rifiuti sparpagliati dai piccioni e colombi sulle strade del centro storico, oltre a rappresentare uno spettacolo degradante, mettono a rischio anche le condizioni igienico-sanitarie. A denunciare il degrado anche Padre Stellino. Padre Stellino, spazzatura dappertutto, situazione insostenibile. Eh sì, questa è una cosa che io sto comprendendo adesso, certamente, no? E quindi comprendo che la difficoltà in questo momento è per tutta la città. Forse anche per l'amministrazione stessa, che forse deve fare il passaggio dalla spazzatura così alla differenziata, mi sembra, no? Ecco, quindi io comprendo questo momento difficile, no? Dell'amministrazione, che poi fra l'altro non abbiamo manco un'amministrazione ancora stabile, giusto? Manca l'amministrazione comunale, insomma, ecco, quindi capisco tutto questo. Però io voglio fare presente questa strada, Via della Pace, che è proprio siccome è una strada di grande passaggio, no? Si vede chiaramente che insomma, il deposito della spazzatura di chiunque passa. Insomma, questa strada è diventata una discarica. È diventata una discarica, sì, esatto. Qui era tutto pieno, pieno, pieno. Hanno scaricato i cassonetti. Li hanno svuotati e hanno messo lontano Questa mattina questo. stamattina, sì. Ecco. E adesso si aspetta che arrivi la ruspa, la pala, per poter togliere. Questa è una cosa incredibile.